Arianna Pantano, mancano, buongiorno innanzitutto, mancano ormai 17 giorni alla data del 4 febbraio in cui prenderanno il via i Giochi Olimpici di Pechino 2022. Come stai innanzitutto? Beh, in questo periodo sono un po' stanca, ma ci sta, arriviamo da un mese di carico di lavoro, non avendo avuto anche i campionati europei, abbiamo avuto quei 10 giorni in più per lavorare, per spingere e abbiamo iniziato adesso la fase di scarico, quindi è il momento di un po' più tranquillo per poi arrivare ovviamente in piena forma a Pechino. Il mese scorso hai scelto di dormire in quota alla Passo del Coscagno sui 2200 metri per poi allenarti in quel di Bormio. Questo per favorire una migliore ossigenazione, scelta che sul ghiaccio poi pensi abbia pagato? Hai avuto già qualche beneficio? Beh, comunque, anche se abbiamo caricato in questo periodo, sono riuscita a fare dei buoni allenamenti con dei bei ritmi che non avevo mai girato prima, quindi i buoni propositi ci sono, il lavoro fatto ha funzionato, tutte le decisioni che abbiamo preso per i miei allenamenti stanno dando i loro frutti, quindi devo solo ringraziare Anthony che è stato in grado, insomma, durante questa stagione, quella passata, a organizzare il tutto al meglio, a mantenere gli allenamenti nel migliore dei modi, nonostante Covid, vari spostamenti vari. E quindi noi abbiamo fatto il tutto per tutto, arriveremo a Pechino, sono sicura pronta, e una volta lì si giocherà il tutto per tutto. La prima medaglia in palio sarà già il secondo giorno di Olimpiadi, il giorno dopo la cerimonia d'apertura ci sarà appunto la medaglia della nuova specialità, la staffetta mista. L'Italia come ci arriva, Arianna? E sarà interessante perché metà squadra è alla sua prima Olimpiadi, quindi partire proprio di botto così con la prima medaglia, selezione di medaglia, è da vedere un po' come reagiranno chi sarà alle prime armi alle Olimpiadi. Però siamo comunque tutti carichi perché anche in Coppa del Mondo abbiamo fatto dei buoni tempi, dei buoni risultati, nonostante siamo stati un po' sfortunati, soprattutto con la staffetta mista, con varie cadute e contatti e quant'altro, però speriamo che insomma la ruota giri e che non tocchi ancora noi una volta là. I nomi dei quattro staffettisti della mista sono già stati designati? No, non ancora, e credo che vorranno, da quello che ho capito, vorranno dire prima di partire chi fa cosa, in modo che una volta che siamo là, ognuno sa cosa deve fare, cosa aspettarsi e pronti, saremo tutti concentrati. Sarà comunque un bel modo per rompere il ghiaccio e aggiungo le virgolette, visto la specialità. Sicuramente, poi vabbè, noi chi correrà individualmente ha anche una gara individuale prima delle staffette, quindi ci sarà chi avrà modo, insomma, di spezzare il ghiaccio, rompere il ghiaccio un po' prima. E di nuovo l'obiettivo comunque è quello ovviamente di entrare in finale, ci siamo già arrivati e speriamo di poterci rifare una volta in finale di dire la nostra. Già che siamo in tema di staffette, come non a sapere qualche novità riguardante la staffetta femminile, il quartetto, come state tutte quante voi ragazze? Stiamo abbastanza bene, abbiamo chiesto anche di fare alcune staffette in più per appunto prepararci al meglio per le Olimpiadi, perché alla fine manca davvero poco alla partenza. Siamo cariche, sappiamo che possiamo valere la finale e quindi di conseguenza la medaglia, e sicuramente entreremo in pista convinte di potercela fare, e questo è l'importante. Passiamo invece alle gare individuali, tu sei campionessa olimpica in carica sui 500 metri, hai ottenuto le medaglie anche nelle altre distanze, ti concentrerai su una in particolare oppure su tutte quante? La mia idea è quella, o comunque obiettivo è quello di riuscire a entrare in tutte le finali, quindi non sono concentrata su una singola distanza, ma cercherò di fare bene in tutte le distanze. In Coppa del Mondo, nelle qualifiche olimpiche, sono riuscita a entrare nelle finali in tutte le distanze, quindi questo è l'obiettivo primario, e poi una volta in finale ovviamente si giocherà per la medaglia. Arianna, hai qualche novità dall'estero? Qualche tua avversaria magari ha fatto qualche giro da record del mondo? Come stanno? Hai novità? Non lo so, sinceramente, ero abbastanza concentrata sul mio, non sono una che va a spiare cosa fa una, cosa fa l'altra, e alla fine sono sicura che tutte si sono allenate, si stanno allenando al massimo, però
perché siamo in molte che, insomma, con la voglia di arrivare a Pechino e vincere una di quelle tre medaglie, quindi non sarà semplice, ma cercherò di dire la mia. Assolutamente. Che cosa non mancherà nella tua valigia, Arianna? Il mio cuscino, sicuramente, perché voglio essere sicura di riuscire a dormire al meglio, perché sono una a cui piace dormire e ho bisogno delle mie 8 ore di riposo, sicuramente prima di una gara. E poi un po' di mangiare perché non so esattamente cosa aspettarmi dal villaggio olimpico, anche se di solito c'è sempre di tutto e di più, però meglio essere sicuri e avere qualche scorta. Da buona valtellinese non mancherà sicuramente, presumo, la bresaola e magari, perché no, i pizzoccheri per festeggiare la tua medaglia. Pizzoccheri dovremmo aspettare per il post Olimpiadi. Arianna, si dorme, anzi tu dormi il giorno prima della finale dei 500 metri. Sì, diciamo che se so che sono arrivata, che ho fatto tutto quello che potevo fare negli allenamenti nei mesi precedenti, sono tranquilla perché più di così non potevo fare e quello che succederà il giorno dopo è in base appunto a come mi sveglierò, un po' anche come stanno le mie avversarie e se esco dalla pista che so che ho dato il tutto per tutto, che ho dato tutto quello che potevo dare e non arriva la medaglia. Più di tanto non posso neanche essere arrabbiata con me stessa o con nessun altro perché so che ho dato tutto, quello era, e le altre vuol dire che sono state più brave di me. Puoi lanciare un messaggio a noi telespettatori, a noi tuoi tifosi per non perdere le tue gare e le gare dell'Italia in generale dello Short Track. Mi raccomando, seguiteci, non dovete fare le levatacce di notte come è successo magari a Tokyo, quindi il vostro tifo è importante anche se non siete presenti a Pechino, anche se so che molti avrebbero voluto esserci come i miei genitori, parenti e altri amici, però anche se siete lontani il vostro tifo fa tanto, quindi seguiteci e supportateci. Grazie Arianna Fontana, un grosso in bocca al lupo. Grazie.